Buongiorno, benvenuti dalla rassegna stampa del mattino. Adesso abbiamo davanti a noi il nuovo Corriere Nazionale, 8:38 del 19 settembre 2018. Il titolo capocronaca: IRPEF sul ceto medio, il piano di Tria per cominciare a ridurla. Diminuirebbe il divario tra quelle al 27 e al 38%. Insomma, è un momento delicatissimo anche per la tenuta stessa del governo, se vogliamo, perché la linea di Tria non è affatto quella di Luigi Di Maio. L'intervista sotto: PD, Giachetti digiuna mentre tutti cenano, ci fate sfottere. Giachetti è stato durissimo. Invece l'intervento: Parisi, ma che tagli di sprechi, il governo fa clientela, dice Parisi. L'intervento, il vice di Forza Italia picchia duro sul governo, Tajani manovra stile Renzi, solo mance, vicepresidente nazionale di Forza Italia. E poi qui sotto, Democrazia, quei sinistri scricchioli, l'analisi è Massimo Cacciari. Cacciari, siamo a scelta storica tra due tipi di democrazia, dice lui. Andiamo sotto alla terza pagina, eccola qua. Fondi Lega, il Carroccio paga rate 600.000 euro l'anno. Raggiunto l'accordo con la Procura. La somma prelevata da un conto di garanzia fino al raggiungimento di 49 milioni. Boom di sigarette elettroniche alla cannabis. Studio USA marijuana nelle e-cig per uno studente su 11. Niger, incubo jihad, rapito un missionario italiano di cui si parla pochissimo in questi giorni. Padre Pierluigi Macalli, della Società delle Missioni Africane, SMA, è stato rapito nella notte scorsa da presunti jihadisti. Vecchie tasse, Apple paga all'Irlanda 14,3 miliardi, mica niente. Dramma nel carcere di Rebibbia. Come si vive nelle carceri italiane? Getta i figli dalle scale, uno muore, la vittima è una bimba di 4 mesi, l'altro 2 anni, è grave. Impazzetta, dramma della follia, qui scrive il nuovo Corriere Nazionale. Verso mezzogiorno una detenuta di nazionalità tedesca ha ucciso uno dei suoi due figli, ha ferito gravemente l'altro, era ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale pediatrico Bambi Gesù della capitale. Andiamo avanti, IRPEF sui ceti medi, il piano di Tria per cominciare gradualmente a ridurla. Diminuirebbe la distanza tra le aliquote del 27% e del 38%. E qui una foto sullo sfondo Tria. E Luigi Di Maio, insomma, che digrigna un po' i denti. Sandro Roazzi scrive l'articolo con tutti i vari richiami, i focus dell'articolo stesso. Sotto, PD Giachetti digiuna. Mentre tutti cenano, doppio sommario. In sciopero della fame per avere il congresso subito, e a Calenda e Zingaretti dice: ci fate sfottere da tutti. Ha avuto coraggio, dobbiamo dirlo, sarà isolato rapidamente. Liliana Chiaramello però ha avuto coraggio, e fa anche bene a scuotere il partito. Tagliare gli sprechi, quando mai Gigino cerca la spesa clientelare, dice Stefano Parisi. Energie per l'Italia, leader di Energie per l'Italia, che però in fase di elezione non è stata presa in considerazione dal centrodestra. Miei cari cavalieri dell'Apocalisse, nuova cosa? No, c'è già il PD e con un segretario alla Bentivogli. Ecco qua, volto nuovo, qui sopra Marco Bentivogli, segretario dei metalmeccanici della CISL. Avanti ancora. Quei sinistri scricchiolii della nostra democrazia, da Bobbio a Munch, gli avvertimenti di una pericolosa deriva che in molti sottovalutano. Bah, vabbè. Cacciari, siamo sull'ultima soglia. È lo stesso Massimo Cacciari che scrive. Nella democrazia dei populisti l'individuo è solo i corpi intermedi, non contano nulla. La scelta, il filosofo, le elezioni europee saranno una scelta tra due tipi di democrazia, grandi le conseguenze. Giusto, è il giusto ragionamento. L'alternativa è tra democrazia partecipata e il rapporto diretto popolo-capo eletto. La frizione tra staterelli e globalizzazione porterà a continua conflittualità. Io lo definirei anche globalismo, più che globalizzazione, perché è un'accezione più negativa.
della globalizzazione. Manovra governo stile Renzi mance, dice Tajani, no? Però sappiamo anche qual è stata la storia in questo governo di Forza Italia. Il reddito di cittadinanza, solo uno spreco di risorse, ai giovani serve lavoro. Eh sì, ma il lavoro non viene creato, eh? Antonio Tajani, il presidente di Forza Italia, picchia duro sull'esecutivo. Serve crescita, non assistenzialismo. Peraltro Tajani dovrebbe essere il 22 a Fiuggi per un incontro, anche per decidere qualche sorte di qualche ex sindaco, per vedere se sarà candidato o meno alle prossime elezioni, quando saranno quelle amministrative in alcune città, fra cui anche Norcia. L'esecutivo ignora il Sud, non ha politiche per le infrastrutture né quelle industriali. Beh, di politiche industriali, caro Tajani, non ce ne sono state nel passato, mi dispiace doverlo dire. Manca proprio questo in Italia. Tra le tante cose. Europee, possibile lista comune con i partiti del Partito Popolare Europeo, Berlusconi spinta a candidarsi. Vabbè, andiamo avanti. Economia, l'indagine. Ecco qua. Il ballo del mattone. Oh, scusate, ho illuminato tutto. Il ballo del mattone, eccolo qui. Prezzi giù, crescono le compravendite, ma per acquistare un appartamento una famiglia impiega ancora 17 anni e mezzo. Beh, e qui ci sono anche, c'è anche un cartello grafico che riassume un po' le valutazioni e variazioni sulle varie città. Federconsumatori, crescono le spese per il mantenimento della casa, colpa di acqua, luce e telefonia. Jeremy Irons, i 70 anni del coprotagonista da 2 miliardi e 300 milioni di dollari, la top 10 dei film più redditizi con l'attore. Matilde Verdi che scrive. E poi Emmy, la prima statuetta di Fonsi, il premio giusto al momento sbagliato, al di là della sua interpretazione in Barry, fa sorridere che Harry Winkler conquisti il suo primo Emmy per un ruolo diverso da quello di Fonsi di Happy Days, che ha segnato la storia della televisione, no? I premi dedicati alle migliori serie TV americane sono stati consegnati la scorsa notte a Los Angeles. A trionfare è stata The Marvelous Mr. Maisel con 5 statuette per la miglior serie comedy, miglior attrice protagonista con Rachel Brosnan e non protagonista con Alex Borstein. Vabbè, andiamo avanti. Oscar, la carica dei 21 in corsa per rappresentare l'Italia. Spiccano Muccino, Garrone, Ozpetek e Genovese la decisione entro il 25 settembre. Bocca al lupo Italia. Rivoluzione. Prestiti da noi, solo 2 club sarebbero in regola. Il provvedimento FIFA per evitare speculazioni. Paolo Fabrizi che scrive. E qui, prestiti. Zapata, ex Napoli. Agnelli e la strategia Juventus diventare i primi del mondo. Il presidente bianconero svela i piani di Financial Times. Prenderemo un CR7 giovane. La spalla, Milan Elliott, altro colpo è, grazie disse il nuovo CEO, e poi sotto ancora, niente, abbiamo terminato la lettura delle pagine interne dopo la prima di copertina del Corriere Nazionale, però abbiamo in ogni caso 2 titoli che richiamiamo, sopra la testata, Velardi, miei cari cavalieri dell'Apocalisse, Claudio Velardi, abbiamo poi letto dentro l'indagine, Immobili, gran ballo del mattone, è tutto alle 8.47 per il nuovo Corriere Nazionale, buona giornata da Umbria Journal TV, nuovo Corriere Nazionale e Marcello, ciao ciao.